Meglio mascherarsi. Dovrà risponderne alla fine. Il cibo arriva dalla regina madre Nasadi, piccoli. Sua Altezza sa che sono tempi duri e quando può aiuta. Mangiate, ma portatene un po' a casa, se ce l'avete. Girano alcune voci su di te. Cavalchi macchine, hai una bella lancia, delle lentiggini adorabili. Qualcuno dice perfino che hai una coscienza. Straordinario. Chi sei? È evidente che tu non sia dei Cargia delle Ombre. Mi chiamo Vanesha. Per ora ti basti sapere che sono un sussurro di ragione in questo posto di profonda follia. So come ci si sente. Ne sono certa. Così come Utid. È un brav'uomo e i Cargia delle Ombre lo vogliono morto. Ho indagato un po' e credo che vada al Picco Verde. Quei mercenari non ci metteranno molto a trovarlo. Gli servirà aiuto, se tu sei disposta. Smettila di essere vaga e dimmi chi sei realmente. Smetterla di essere vaga? Tanto vale chiedermi di non essere affascinante. È impossibile, ma mi piaci, quindi ti dirò un segreto. Ho amici a Meridiana. E mi piace aiutarli quando posso. Utid gli farebbe comodo se sopravvivesse. Come sai che Utid è innocente? Sono brava con le indagini. Sfama gli orfani con le sue razioni e punisce personalmente chiunque se la prenda con anziani e infermi. L'idea che possa cercare di uccidere Itamen è ridicola. Avrà causato qualche problema al sacerdozio. Altrimenti Bahavas non rischierebbe di condannare a morte un uomo così stimato. Perché pensi sia sul Picco Verde? Sa che verrà ricercato, quindi gli serve un nascondiglio familiare e difendibile. Una volta ha respinto da solo un intero clan di banditi su quelle pendici. Ripiegherà su quello che ha già funzionato una volta. Farò il possibile per Utid. Ma tu, invece? Ma io cosa? Che farai mentre rischio la vita? Cose utili, piccola cacciatrice. Cerca tre alberi morti a est di tramonto. Lì si trova Picco Verde. Auguri. L'armistizio ci metterà più cibo in tavola? Ne dubito fortemente.